Un'opera pubblica che passerà alla storia di Terrasini, quello del sottopasso ferroviario che ridurrà notevolmente il traffico e darà anche un importante cambiamento al paese in provincia di Palermo. Il progetto, partito nel 2018 e molto atteso da decenni, vedrà la luce grazie anche all'amministrazione guidata da Giosuè Maniaci. Con le ultime modifiche e aggiornamenti richiesti dalla rete ferroviaria italiana, continua dunque l'iter per la realizzazione di questo grande progetto che servirà anche per la sicurezza del territorio. Ci è stato consegnato in questi giorni il progetto definitivo del sottopasso di Terrasini. Un'opera importante, un'opera utile, un'opera, un iter iniziato nel 2018 che si sta concludendo con la stesura del progetto definitivo. Chiederemo subito una nuova conferenza dei servizi, ne abbiamo fatta una ad agosto, le ferrovie avevano chiesto alcune integrazioni e adesso abbiamo il progetto definitivo. Quindi noi continueremo a chiedere al Presidente della Regione, alle ferrovie, a tutti gli enti, massima collaborazione per la realizzazione di quest'opera veramente utile, importante per la nostra comunità e non solo. Finalmente si conclude un lavoro che era iniziato il 20 agosto con la prima conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo del sottopasso. È stato presentato dal progettista, dal gruppo di progettazione, un aggiornamento progettuale che ottempera alle prescrizioni soprattutto delle Ferrovie dello Stato, e oggi finalmente l'abbiamo consegnato e adesso attendiamo la convocazione da parte del commissario della riattivazione della conferenza dei servizi per approvare il progetto definitivo definitivamente, in maniera tale poi da procedere con lo step successivo, che sarà quello finalmente dell'esecuzione dei lavori.